Francesco, sì. Passiamo ad un altro argomento. Sì. Hai qualcosa sul Vangelo di Giuda? Sì, ho letto qualcosina. Cioè, niente, per parlare di quello che sta succedendo con il Vangelo di Giuda, io devo ricollegarmi alla, alla curatrice del Museo di Anversa, il Museo Antropologico di Anversa, la quale disse: una volta raccoglievamo questi reperti come cose bizzarre, no? Cose strane di culture distanti e lontane. Adesso sappiamo che queste sono cose sacre. E naturalmente cambiamo anche il nostro punto di vista rispetto a questi oggetti, cioè sono oggetti di culto, di popolazioni, di culture che hanno raggruppato anche i sentimenti, le emozioni degli uomini, no? Per cui abbiamo un atteggiamento diverso, cioè non sono più oggetti da collezione, ma sono poteri in realtà che abbiamo. Bene, e la stessa cosa sta succedendo un po' col Vangelo di Giuda. Al di là delle nostre opinioni, quello è irrilevante, non... Cioè, quando furono scoperti i vari Vangeli di Nag Hammadi, il Vangelo di Maria, il Vangelo di Verità, il Vangelo di Tommaso Didimo e altri, non ebbero questo scalpore. Perché? Perché in realtà vennero trattati come delle cose strane, cioè come delle cose bocciate dalla Chiesa Cattolica, per cui delle cose che non avevano valore. Da allora, dagli anni 50 ad oggi, invece, è cambiata completamente la mentalità delle persone. Cioè, le persone non accettano più il fatto che Giuda fosse un traditore di una persona, ma si chiedono in cosa abbia tradito, cosa abbia fatto. Cioè, si chiedono la qualità del discorso dottrinale. Il fatto che questo Vangelo venga fuori, venga riscoperto, chiaramente aumenta quelli che sono i dubbi e gli interrogativi delle persone che già se li ponevano. Sì. In fondo Giuda cosa aveva fatto? Lui tradisce Gesù, ma se nei Vangeli si dice che Giuda ha la cassa della comunità, ha lui i soldi, perché va a tradire quello dove gli basta mettere le mani dentro la cassa e prendersi i soldi? Lo fa far ammazzare, cioè distrugge se stesso, cioè sono cose tutte illogiche, no? Che con questo Vangelo vengono fuori, cioè in pratica aumentano quella che è l'illogicità della Chiesa Cattolica, e i cattolici stessi si accorgono che in fondo c'è già un dibattito su questo temi e si cominciano anche ad allargare le loro vedute. E questo è positivo, e questo ha fatto naturalmente avvelenare terroristi criminali come Ratzinger, come Ruini, come Sodano, che fanno della menzogna, del ricatto sociale, l'arte della loro esistenza. Se tu pensi che un'organizzazione come l'Opus Dei si è mobilitata contro la Sony per cercare di fare porre sul codice Da Vinci l'annuncio che non c'è nessun riferimento a cose o fatti. E questo è un altro problema ancora, no? Cioè, come ha detto Francesco, i cristiani sono andati nel corso della storia a macellare le persone perché le persone credessero che il loro Gesù fosse esistito. In realtà il Gesù dei cristiani non è mai esistito, cioè è una delle più grandi truffe, una delle più grandi vigliaccate, porcherie, infamità, truffe, non so quanti altri aggettivi dovrei usare per definire la viscidità dell'invenzione, no? Cioè non è mai esistito, e i cristiani non hanno mai avuto una sola prova della loro esistenza, a parte qualche falso, quella sì, che hanno elaborato in giro, tipo la croce che dovrebbe essere alta 25 metri per 30, tipo tutti i pezzi della croce, Santa Croce portata, lo starnuto dello Spirito Santo in bottiglietta, roba di sto genere. Sì, beh, ad esempio cose che esistevano fino a 15 anni fa, se voi prendete, visto che sempre Dio Pasquale la Via Crucis, c'era il famoso velo di Veronica, è arrivato un certo Giovanni Paolo II, il pulcinella di Roma, e ha deciso che il velo di Veronica andava tolto. Sì. Cioè, c'erano tutte quante queste porcate, no? Però prove reali non ce n'era neanche una. Ora, finché tu ammazzi la gente e dici guarda, o tu credi o io ti ammazzo, chiaramente gente dice vabbè, ti credo, cioè sono d'accordo, Gesù è esistito. Quando invece la società civile comincia a dire no, questi comportamenti non vanno bene, tu cattolico non ammazzi le persone, allora la gente comincia anche a porsi il dubbio, cioè comincia a porsi il dubbio e elaborare. La cultura poi gli viene in aiuto. Cosa succede? Succede che tutte le storie che si inventano su Gesù sono tutte reali e tutte false allo stesso tempo, e hanno esattamente lo stesso valore dei Vangeli ufficiali. Lo stesso identico valore. Quando uno come Don Brown ti scrive questa storia, è una storia che affascina, no? Cioè tutto quello che è misterico affascina, eccita le emozioni delle persone.
Dopo Brown non ha fatto nient'altro che le stesse operazioni che hanno fatto gli evangelisti, Marco, Luca e Giovanni. Sì. Con la sola differenza che mentre Marco, Luca e Giovanni vanno a sterminare le persone e pongono dei precetti dottrinali di sterminio e di genocidio, Don Brown racconta una storia divertente, quasi bella, insomma, cioè quasi il Gesù che le persone vorrebbero, sì, e che non è scritto nei Vangeli. Chiaramente questo attrae molto le emozioni delle persone, però le distacca dalla gerarchia, toglie le persone dalla sottomissione a terroristi come Ratzinger, terroristi come Ruini, organizzazioni terroristi come l'Opus Dei, come i Gesuiti, come tutti gli altri. A quel punto questi vanno fuori di testa, cioè hanno truffato per 2000 anni l'umanità e adesso si accorgono che il dibattito sociale li sta portando via la gente. Questo che li fa andare fuori di testa. Vogliamo la conferma? Un vaticanista del Sole 24 Ore scrive a proposito del Codice da Vinci questo: non è da oggi che le autorità della Chiesa Cattolica denunciano il tentativo di profittare dell'anelito di una società disillusa dall'infinito, del bisogno contemporaneo di grandi narrazioni simboliche per accreditare una sorta di religione componibile fai da te, un nuovo sincretismo per ricerche della fede da svolgere su sentieri privati riconducibili all'infantilismo del gusto o al bisogno individuale del momento. La passione, l'incarnazione e la morte di Cristo, la sua stessa risurrezione sarebbero allora da intendersi come proiezioni astratte prive di spessore reale. No, sono truffe. Sì, ma vedi, dice che gli altri, cioè allora, la religione positiva e intelligente è la loro, gli altri che vanno a cercare con le proprie anelito di libertà sono infantili. Gli altri, loro che ordinano di sgozzare che non si mette in ginocchio davanti a loro, sono maturi. Gli altri invece che cercano la libertà della vita, la libertà degli uomini, sono immaturi. Beh, forse qua c'è qualcosa che non quadra bene, in questi discorsi non si trova molto d'accordo. Si vede, è un classico, cioè dire io stabilisco con la mia autorità che questa è la religione positiva, che questo qua ha significato, questo qui ha valore, tutto il resto è cosa appunto infantile, secondaria, che non ha importanza, che non ha valore. Come sempre, la volontà di ergersi come giudici degli altri e del dare un valore a una cosa che non ha valore, perché prima di tutto loro sono consci della miseria, dello squallore che esiste nel cristianesimo. Quando nacque l'inquisitore Magdeburgo, Riccardo di Magdeburgo, mi sembra che sia uno stato dei primi, il Vaticano ordinò a questo personaggio di non discutere con gli eretici, ma di massacrarli. Cioè, in pratica, il Vaticano sapeva benissimo che la sua dottrina, già allora, e siamo attorno al 1200, non poteva essere difesa con nessuna logica, perché era solo una dottrina di morte e di genocidio. Ebbene, il Vaticano ordinò a sto Magdeburgo, il Papa stesso, di non cercare di convincere o di capire le ragioni degli eretici, ma di massacrarli e basta. Cioè, l'altro andava demonizzato, l'altro è il demonio, il Satana, andava massacrato. Fate un po' voi. Sì, ecco. Storia criminale del cristianesimo, settimo volume. E allora dicevamo appunto, pensate quale, che forza ha una religione che deve andare da una casa produttrice come la Sony e dire di inserire questa frase. Vogliono che venga messo l'avviso agli spettatori di, a parte di trovarsi davanti a un'opera di fantasia, chiuse virgolette, puramente causale, ed eliminando qualsiasi somiglianza con la realtà, chiuse virgolette. Questo, cioè, è appunto, loro hanno la realtà, esatto, loro sono la realtà. Grazie. E questo sarebbe l'avviso che vorremmo chiedere a una casa che produce film: rendetevi conto se una religione, se una visione del mondo può essere messa in crisi da un film. Io ho visto dei film, no? Ho visto dei film, ho letto delle storie in cui Gesù aveva dei rapporti amorosi con la Maddalena, tipo sto film qua, o con altre donne, no? Del seguito. Sì, l'ultima tentazione di Cristo è famosa, insomma. E in realtà nei Vangeli ufficiali non esiste niente di tutto questo. L'unica cosa che esiste nei Vangeli ufficiali è che Gesù si fa il bambino, perché l'unica cosa che esiste nei Vangeli ufficiali è il rapporto fra Gesù, l'unico rapporto che può essere indicato di sesso fra Gesù e il bambino al momento dell'arresto nel Vangelo di Marco. Per cui l'unica indicazione che noi abbiamo nei Vangeli ufficiali è la pederastia di Gesù. Una pederastia di Gesù che viene esaltata da Paolo di Tarso attraverso la propria impotenza sessuale. Sì, perché poi abbiamo un classico anche nelle recenti dichiarazioni di Martini sul ricorso del preservativo, cioè nel senso che, come sempre, se il male è minore, di conseguenza accettiamo rispetto a mali peggiori, sempre proprio per creare problemi in ogni ambito, in ogni circostanza, in ogni luogo, proprio perché le persone devono sempre vivere
ogni loro possibilità di manifestazione e di realizzazione con un problema, con qualcuno che stabilisca se questo rientra nei canoni dell'ortodossia e se rientra nel volere di Dio. Classica volontà di dominio che tutti quanti i monoteismi hanno sempre manifestato e continuano a manifestare, il cercare di uniformare qualsiasi cosa, di portarlo sempre all'interno di certi principi, di certi valori, soltanto non perché siano positivi o servono all'uomo, ma soltanto perché si tratta di ingabbiare l'energia vitale e che le persone non devono avere la possibilità di farsi una religione fai da te. Ma d'altronde, se la vita è costruzione, è capacità di agire, di muoversi, di inventare, di avere fantasia, e questo diventa pericoloso, perché ci deve sempre un'ortodossia dei 10 comandamenti da rispettare. E allora anche il Cardinale Martini fa una dichiarazione che poi i giornali presentano come una grande dichiarazione, che in realtà non rappresenta nulla di nuovo rispetto alla volontà di far soffrire le persone, creando dubbi in capo sessuale. D'altronde la psicanalisi ne ha migliaia di esempi che sono stati offerti proprio dalla presenza del monoteismo. Io, Francesco, ho una notizia sull'Islam. Sì? Può interessare? Sì? La saltiamo? No, dalla pure. Allora, in Egitto il Gran Mufti Ali Gomà ha condannato gli scultori richiamandosi a un antico hadith, un detto del profeta. Egitto, una fatwa contro le statue, e della massima autorità religiosa timori per le opere d'arte. E cos'è una fatwa? La fatwa è una dichiarazione di guerra, praticamente, di l'ordine di distruggere le statue. E questo è stato preso da questo, che la massima autorità religiosa, tipo il Ratzinger dell'Islam egiziano, partendo da un detto del profeta che dice: nel giorno del giudizio gli scultori saranno tra coloro che subiranno i maggiori tormenti. Ora uno potrebbe dire: senti, fatevi i fatti vostri, cioè vabbè, io sono scultore, nel giorno del giudizio soffrirò i tormenti, va bene, fatemi, lasciatemi i miei tormenti nel giorno del giudizio e non rompete le mie scatole, no? E invece questo ha dichiarato naturalmente guerra alle statue e la distruzione delle statue. Naturalmente gli egiziani hanno detto: Coco, vedi un po' di farti i fatti tuoi e vedi di non rompere le scatole sulle statue egiziane. E questo fatalità gliel'hanno detto anche gli integralisti musulmani. Sì. Che è una novità abbastanza interessante. Però quello che vorrei farvi capire è che non è che semplicemente in Italia o in Europa c'è il paganesimo, in realtà sta risorgendo in tutto il mondo, perché questo Mufti non ha detto questo contro le statue così perché se l'ha inventato, perché questo Mufti egiziano contraddice invece un altro Mufti che è considerato una delle più grandi autorità religiose di un centinaio di anni fa, il quale invece aveva detto no, cioè le statue non si toccano, capisci? Però cos'è la differenza fra il primo Mufti e questo Mufti? È che mentre il primo Mufti, 100 anni fa, le statue erano delle cose bizzarre, strane, di gente selvaggia, questo Mufti invece sta percependo il fatto che le statue e i simboli religiosi egiziani sono qualcosa di sacro, e la gente ci si sta avvicinando come qualcosa di sacro. In realtà le statue stanno distruggendo quello che è l'adesione all'Islam. Certo, se quelli ti dicono ti ammazzo se tu non ti metti il velo, chiaramente metterò il velo, però quello che è il trasporto emotivo, il trasporto religioso delle persone, sta ritornando all'antico, ed è un movimento che nei paesi arabi, come in Europa. Ma sai, l'articolo è della Repubblica del 21 aprile, non me lo sono inventato di questo momento. Io vorrei invece vedere come, ad esempio, anche nell'Islam esistono situazioni che sono abbastanza particolari ed originali. Però sapete che c'è una superpotenza che sostiene che è fondamentale portare la democrazia in giro per il mondo. E lo sappiamo sicuramente che l'Arabia Saudita è un paese che delle caratteristiche democratiche non ne ha. Sappiamo al contrario che, ad esempio, l'Iran caratteristiche democratiche ne ha. Qualcuna sì. Allora, sappiamo che, ad esempio, succede, ad esempio, in Arabia Saudita, che una donna medico che aiuta una persona ferita e nel taxi la porta in ospedale viene condannata dalla legge islamica perché è rimasta all'interno di un luogo chiuso assieme soltanto a un uomo, anche se questo qua poveraccio stava morendo, però insomma è stata chiusa. E allora esiste l'Iran, in cui ci vanno a propagandare la notizia che viene imposto l'obbligo del velo, e poi scopriamo che il presidente iraniano ha tirato via l'obbligo che aveva istituito Khomeini, che vietava alle donne andare allo stadio. Cioè, nel senso,
provate a pensare, dal 1979 della rivoluzione iraniana le donne non potevano andare più allo stadio, non potevano osservare. Questo presidente, che sarebbe integralista, in realtà ha detto tranquillamente: bene, tiriamo via, contro anche logicamente i valori religiosi di un certo tipo, diamo la possibilità alle donne di andare allo stadio. Cioè, il problema è veramente grosso. Allora, qual è il più democratico? Quando c'è una situazione di pace, no? Cioè sì, di non guerra, la gente comincia un po' a pensarci. E in fondo, se ci sono delle situazioni di vita atroci, non è che ci siano solo per alcune persone e non per le altre. Cioè, le situazioni di vita atroci le subisce un po' tutti, come rimando. Perché? Perché il padre musulmano che ha la figlia, non è che proprio gli piace che la figlia sia costretta, cioè, alcuni sì, ma alcuni insomma gli dà fastidio, cioè esiste l'affetto all'interno delle famiglie, no? Per cui certe condizioni atroci chiaramente infastidiscono. In una situazione di pace le situazioni atroci possono essere iniziate a limitarle, no? A tagliarle, a renderle meno atroci, sì, diciamo. In una situazione di guerra invece, una situazione di conflitto dove gli Stati Uniti bombardano l'Iran, quelle che sono le situazioni sociali di apertura avvengono invece in chiusura, cioè le situazioni atroci aumentano perché bisogna difendersi dal nemico. Ed è esattamente quello che è successo fra i palestinesi, è esattamente quello che è successo in Iraq, cioè due paesi che praticamente erano fra i più laici di quello, sì, che era il Medio Oriente. Proprio la guerra li ha portati all'integralismo. Perché? Perché si sono richiusi in se stessi, sì, riprendendo un po' tutti i valori. Stavo leggendo qua il Santo Reich, la stessa cosa avviene con l'avvento del nazismo, con i protestanti, cioè con l'avvento del nazismo i protestanti aumentano. Ma quello che vogliamo è dare un altro esempio. Sappiamo che ad esempio, cioè, sai, sempre di questo della democrazia, esiste l'autorità nazionale palestinese, è stata eletta in maniera democratica, nessuno ha contestato le elezioni, non hanno avuto nessuno che ha chiesto di ricontare i voti, non mi risulta che sia successo con Hamas. Hamas può rappresentare dei principi che non ci piacciono, però è una realtà che almeno dal punto di vista della gestione pubblica non è corrotta. Allora succede che c'è un piccolissimo, allora sappiamo che c'è, mi sembra, il 20% dei palestinesi è cattolico. Allora sarebbe normale, e sarebbe da pensare che se c'è un aiuto cristiano dovrebbe andare verso i correligionari. In questo piccolo paese, da cui sono saliti al potere da 11 mesi gli islamici, hanno ripulito i marciapiedi e i conti pubblici. Io vorrei ricordare il concetto di Yasser Arafat, era considerato uno degli uomini più ricchi del mondo e mi sembra che il patrimonio del suo personale saliva oltre 2.000 miliardi di dollari, cioè 2 miliardi di dollari, cioè cifre enormi. Bene, allora questi qua, che è un paese islamico al 100%, è un piccolo comune al 100% islamico, si è trovato con decine e decine di missionari cristiani. Quando sarebbe stato più logico dal mio punto di vista, vabbè, se sono missionari cristiani vanno, dove sono i cattolici. Cioè, se lo stesso Israele ha fatto una legge in cui consente di allevare i maiali soltanto nei comuni in cui c'è la maggioranza cattolica, sarebbe più giusto che si aiutassero. E no, invece un'organizzazione americana della gioventù cristiana associata, dei giovani uomini cristiani, ha mandato una comunità di assistenza in questo paese di 45.000 abitanti, islamico al 100%. E di conseguenza, però, questa ha un'amministrazione pubblica regolarmente eletta, che è riuscita tra l'altro a mettere i conti pubblici a posto. E cosa succede? Che uno dei rappresentanti di questa comunità dice: è vero, danno assistenza, ma la gente non può abbandonare le credenze per i servizi che ottiene. Cioè, allora, in una realtà in cui c'è qualcuno che si fa eleggere in maniera democratica, in cui riesce a dare dei servizi sociali, perché rendiamoci conto, i conti pubblici in ordine, penso che l'Italia non possa certo essere di buon esempio. fare un paragone. Sì, sì. Si mandano decine e decine di membri di un gruppo cristiano quando ci sono paesi più vicini, tipo Nazareth, in cui il 50% è cristiano. Allora a questo punto, se devi mandare dei missionari, li manderai a Nazareth, dove il 50% è ancora cristiano. E invece no, li mandi in una cittadina in cui sono tutti quanti islamici. Perché? Ti ricordi le notizie del prete ammazzato in Turchia? Sì. Sono sparite? Sì, completamente. Completamente. Cioè, e non sono passati secoli. E non sono passati secoli. Cioè, sono passati quanti? Un mese e mezzo. Sì. Addirittura anche Ciampi ha fatto. Non erano molto belle le notizie emerse su questo prete, Assolutamente. Ha dimostrato di essere un bel porco l'uomo.
Penso che la comunità istituzionale italiana sia stata turlupinata, ingannata dal cristianesimo. Sì, vabbè, è un matto che l'ha ammazzato, ma forse la polizia doveva intervenire un po' prima su questo personaggio. Beh, l'altro deve essere, non interviene sì, su niente. No, perché hanno sempre difficoltà, ogni polizia di Stato, ma qualunque Stato, non è un questo o quello, hanno sempre difficoltà ad agire rispetto a quelle che considerano delle autorità specialmente internazionali. Anche sto prete qua italiano che ha dato notizia a Francesco, ricercato in Brasile, e la polizia si è fatto un bel mazzo prima di mettere un mandato di cattura, perché rischiava di avere dei problemi internazionali. E così anche per la Turchia. In fondo questo personaggio non ha toccato l'ambiente turco, ma utilizzava l'ambiente turco rispetto alle ragazze dell'est. E la polizia tutto sommato non è che più di tanto gli fregasse la faccenda. Purtroppo esistono anche queste cose. Fra le altre cose vi do un dato che ho visto oggi su Televideo. Nella ricca e democratica America, Stati Uniti, le persone senza assistenza medica, senza assicurazione, sono passate negli ultimi 10 anni dal 28% della popolazione al 41% della popolazione di oggi su Televideo. Per cui negli Stati Uniti ci sono il 41% di persone senza assistenza medica, che vuol dire più di 100 milioni di persone. Sì, beh, perché sono oltre 250 milioni di persone, di conseguenza, ed è l'unica superpotenza a livello mondiale, insomma. Però sappiamo che la realtà cristiana è molto presente, che i fondamentalisti cristiani sono molto forti e che ormai moltissimi cominciano a considerare gli Stati Uniti un paese teocratico, in cui appunto esiste il fatto che la religione cristiana sia eternamente presente. Poi la religione cristiana viene anche propagandata e sostenuta con altri mezzi. E io vorrei dare, perché visto che siamo in una radio è anche giusto ricordarla, io l'ho data giovedì scorso e la torno a ridare, la notizia che non ha avuto un grande clamore, e in Italia si parla degli scandali, delle scalate, delle borse e così via, però questa notizia non mi sembra che abbia avuto un grande successo. Corriere della Sera, martedì 11 aprile, Radio Maria in borsa perde i soldi dei fedeli. Non so se la sapeva. No, un'altra notizia su Radio Maria. Radio Maria, l'emittente ultracattolica polacca accusata di antisemitismo, ha ammesso di aver giocato e perso in borsa le donazioni raccolte tra i suoi ascoltatori e investite per risollevare le sorti dei cantieri navali di Danzica. Con il denaro delle donazioni, 15 milioni di zloty, poco meno di 4 milioni di euro, sono stati acquistati titoli di una società di costruzione quotata in borsa e che andò in bancarotta nel 2002. Allora in Polonia Radio Maria ha investito. La notizia del Corriere della Sera, certo che di fronte a scandali finanziari, questo scandalo finanziario non è stato certo emerso. 4 milioni di euro, penso che si avesse Radio Gamma 5. Quando è successo questo scandalo? Cioè, 11 aprile. Questa è la notizia, ma quando è avvenuto questo acquisto? Nel 2002. Nel 2002 è fallita. Sì. Perché io ho recentemente un attacco a Radio Maria Polacca, dato dal Vaticano, perché Radio Maria Polacca è una radio antisemita, cioè antiebraica, in maniera estremamente pesante. E al punto tale che gli ebrei hanno protestato col Vaticano. Non so se le due cose siano legate o che tipo di legamenti possono avere. Beh, sai, i legami sono sempre legami forti, perché logicamente, sai, perdere 4 milioni di euro in Polonia. Quella situazione che tenendo conto che appunto ci sono radio che campano con cifre molto molto minori, insomma, e non hanno contributi. Povera Radio Gamma, dai. Mamma mia. Molto minori, cavolo. Perciò rendetevi conto che sicuramente poi verranno chiesti soldi, contributi, date un sostegno a questo, a quello, per fare qualcosa, e sapete almeno che 4 milioni di euro di Radio Maria in Polonia hanno fatto una certa fine, insomma. Dichiarazione di redditi sull'8 per 1000, mi raccomando, firmate per lo Stato. Torno a ripetere, firmate per lo Stato e non finanziate i preti pederasti, non finanziate le organizzazioni terroristiche dei missionari cristiani cattolici.
non finanziate l'abuso sui minori, non finanziate il terrorismo contro l'aborto e le donne, non finanziate l'attività di destabilizzazione istituzionale che la Chiesa Cattolica sta mettendo in atto. Firmate per lo Stato, ogni firma è preziosa. E soprattutto non si finanziate i sacrestani che fanno piangere il Stato della Madonna. Non so se sei la notizia. Da qualche parte ho visto anche questo. Sì. Domenica 16 aprile, aperte virgolette, Corriere della Sera dice: è stato il custode della Chiesa a far lacrimare la Madonnina. E sicuramente qualcuno sosterrà ancora che le lacrime erano autentiche, insomma. E questo qua è un classico proprio che si vede di come certe realtà vengono fatte, vengono portate avanti, vengono sostenute. È venuto a Forlì. Sì, a Forlì. È venuto a Forlì ed è stato inquisito il sacrestano. E la chiesa ha preso fuoco. Forse sia stato un miracolo della Madonna piangente. Sì, esatto, lacrime di fuoco, come si può dire. Nel senso letterale del termine. Vabbè, insomma. Frate contro la privacy. Anche questo deficiente, cretino e criminale di frate. Dice: non posso aiutare chi sta male. Un frate cappuccino a Belluno dichiara guerra alla privacy. E questo è un delinquente, tanto per essere chiaro. Perché lui, con la scusa di assistere i suoi, in realtà vuole violare la privacy delle persone e di tutte le altre persone. Ed è vergognoso che questo lazzarone continui in questa azione. Si chiama Don Ivano Brambilla. Don Ivano Brambilla di Belluno è un delinquente, tanto per essere chiaro. L'articolo del Gazzettino del 19 aprile 2006. Posso aggiungere una cosa? Sì, aggiungi, che forse aggiungi. Mette una parola fine alla storia delle famose vignette danesi su Maometto. Sapete appunto che qualcuno sosteneva che tutte le proteste fatte nel mondo islamico derivassero dalle vignette danesi che offendevano Maometto. Però la rivista dell'Opus Dei, Fatalità, pubblica una vignetta su Maometto, Studi Cattolici era il giornale dell'Opus Dei, e nessuno nel mondo islamico protesta. Vuoi che comincino a tirare fuori il mitra, Francesco? No, non tiro fuori il mitra, perché io vorrei ricordarti una cosa. Recentemente durante le varie Via Crucis, un cardinale ha fatto una dichiarazione importante che io l'ho commentata come bizzarra, come divertente, come fantasiosa, in cui diceva: il silenzio del creatore è la nostra prova. Testuale. Allora, questa dichiarazione, sai, dal punto di vista della logica... Sì, dal punto di vista della logica è deficienza pura, cioè ovigliaccheria. Era una riflessione, non essere così, era una riflessione per la Via Crucis, una delle stazioni del Calvario. Ah, sì. E a proposito, io ho fatto una pagina recentemente che ho messo in internet e si chiama Paganesimo, Cristianesimo e Nazismo, con ampi pezzi presi dal Santo Reich, no? E che si conclude con le dichiarazioni durante la Via Cruci di Ratzinger, dimostrando come quelle dichiarazioni siano dichiarazioni finalizzate alla costruzione di campi di sterminio e di annientamento dell'uomo, cioè nazista. Sì, no, ma vedi, il discorso è un altro. Le dichiarazioni che questo importante cardinale, ho il ritaglio da qualche parte per poter recuperarlo, le dichiarazioni non sono dichiarazioni dettate dalla follia, ma sono in realtà un ponte teso con l'Islam. Perché? L'Islam, al contrario del monoteismo cristiano, non è creazionista. Però per l'Islam il Dio non interviene nel mondo. Allora, però i cristiani hanno il problema che hanno un Dio creatore. Come ci mettiamo d'accordo? E allora noi diciamo che il Dio creatore c'è, però non interviene. E di conseguenza abbiamo trovato una giustificazione teologica che ancora in più ci lega col discorso islamico. Allora, cosa succede? Che dei laici come i danesi, un giornale danese, che può piacere o no lo schieramento, fa delle linee su Maometto, si scatena una guerra, c'è la dichiarazione pubblica del Vaticano, dice che non si offendono i simboli religiosi, poi l'Opus Dei, che è prelatura personale del Papa, perché ricordiamo che è prelatura personale, fa una vignetta e nessuno protesta. Questo significa che le intese del monoteismo a livello mondiale sono ben avanti. Dichiarazioni come noi ci potremmo dire che dice: il silenzio del creatore è la nostra prova. Che non esiste. Però, cioè, esiste perché non parla.
cioè, dimentichiamoci che la questione del Dio personale, cioè il Dio che provvede a ogni singola persona, è stato il leitmotiv, cioè il motivo centrale della, del cristianesimo, della Chiesa cattolica. Però questa, cioè, dichiarazione non è il, sì, il motivo dei neoplatonici dice che l'uno è assente dalle cose umane, cioè l'uno da cui si generano tutte le cose, l'assoluto, è assente dalle scelte umane. Le scelte umane, le scelte delle idee che si staccano, delle neadi che si staccano dall'uno e poi all'uno ritornano, sono indipendenti dalla volontà dell'uno, anche se seguono le direttive, le strade, l'imposizione, il destino che l'uno ha stabilito. Questo è un concetto neoplatonico, mentre invece nel cristianesimo il Dio partecipa alle azioni umane, provvede, tant'è i miracoli per esempio che vengono qua e là, sono tutti opera di Dio, che Dio opera attraverso i santi, d'opera attraverso le cose, cioè, questa è il cristianesimo, l'essenza del cristianesimo. Ricordate, quell'altro è neoplatonismo, cioè quello di dire che Dio c'è ma non interviene nelle cose umane è neoplatonismo. No, ecco, sai, io ho recuperato nel frattempo la dichiarazione del discorso del Dio, del Dio, il silenzio di Dio, e dice: la riflessione sul Dio che tace è nella prima stazione, quella della condanna a morte. A parte, volete, perché Dio si lascia aggredire dall'arroganza umana? Perché Dio tace? Il silenzio di Dio, ha scritto Comastri, è il nostro tormento, è la nostra prova, ma è anche la purificazione della nostra fretta e la terapia della nostra voglia di vendetta. Il silenzio di Dio è la terra dove muore il nostro orgoglio e sbocca la fede vera. E siamo solo alla prima stazione, ma infatti ti dico, le altre dichiarazioni le ho usate proprio nella pagina cristianesimo, paganesimo e nazismo, proprio per dimostrare come in realtà la Chiesa cattolica non sia altro che un'organizzazione nazista che lavora per la destabilizzazione istituzionale. Che poi questo venga fatto attraverso certi meccanismi, non metta le bombe come fa Al-Qaeda, è poco importante dal punto di vista della società civile, lo è forse di più per il magistrato, però per la società civile provoca altrettanto sdegno e altrettanta incazzatura che non le bombe fisiche. Ci sono altri procedimenti penali per l'una e l'altra, chiaramente, però l'indignazione civile deve essere altrettanto forte e altrettanto determinata. Sai, c'è un problema, tu dici, del danno che fanno alle comunità, alle persone, ma io volevo ricordare il caso di Cremona, che proprio durante il periodo pasquale per loro il decreto dal 9 al 23 aprile tutti i presbiteri che operano al diocesi di Crema potranno assolvere i fedeli che confessano un aborto o di aver partecipato a un'interruzione di gravidanza. Dei problemi di schedatura, sì, no, ma a parte quello, ci rendi conto, allora tu hai fatto una cosa perché l'hai fatta non certo per divertimento, per spasso, l'hai fatta con enorme travaglio, con sofferenze, l'hai fatta per condizioni che potevano dar danno alla tua salute, no, ti devi sentire colpevole, devi essere considerato una peccatrice, devi venire da noi, dichiararti colpevoli e noi ti assolviamo. Logicamente questa è un tipo di cose che uno Stato non potrebbe ammettere, che i propri cittadini vengano considerati così. Eppure il nostro Stato, uno Stato dichiarato laico, d'altronde quando un Presidente della Repubblica dice che qual è la sua Bibbia laica e usa il termine Bibbia, mi pensa chiaramente dove possiamo parlare. Secondo me è stato importante, al di là dell'idea che abbiamo noi, il fatto che abbia usato questo termine, perché non era indirizzato a noi, era indirizzato a un certo modo di essere, un certo modo di rappresentarsi, cioè nel senso che considerare la Costituzione, che poi l'abbiamo fatto anche noi in un sacco di trasmissioni radiofoniche, considerare la Costituzione come il motivo per cui noi ci relazioniamo con gli altri, proprio in contrapposizione a quello che è il cristianesimo, è importante. Cioè i principi di libertà costituzionali non hanno niente a che vedere col cristianesimo, cioè, mentre invece il cristianesimo sta facendo azione contro i principi costituzionali per imporre il proprio Dio. E tutto sommato ci sono delle cose su cui riflettere, insomma. Vedi, ecco, un'altra cosa che io vorrei anche aggiungere sempre... Di Provenzano ne parlo, Sì, tranquillo. Tranquillo. Ecco, vorrei aggiungere, sai, come sicuramente ci siamo sempre a quel problema
dell'8 per 1000 e sicuramente ti diranno perché bisogna aiutare i paesi del terzo mondo. Allora, e tutti quanti sono impegnati. Io vorrei ricordarvi di stare molto attenti a chi andate a finanziare, anche col 5 per 1000, visto che quest'anno c'è il 5 per 1000. E prendo quello che scrive, quello che dichiara la scrittrice Diana Roy, dice: lei si sta battendo contro il progetto delle grandi dighe in India e dice, gli chiedono perché sta accadendo tutto questo, com'è possibile che stia accadendo una cosa del genere? Le grandi dighe sono monumenti alla corruzione internazionale su scala addirittura inconcepibile. Banchieri, politici, burocrati, consulenti ambientali e associazioni umanitarie sono tutti coinvolti nel racket. Le persone che costoro stanno depredando appartengono alle fasce più povere, più basate della popolazione dei paesi più poveri del mondo. Non contano come persone. Ecco, allora, facendo l'elenco di chi sta cercando di colpire delle comunità agricole in India, dice associazioni umanitarie. E dice che per questa associazione umanitaria queste persone che abitano in questi luoghi non contano come persone. E allora stiamo attenti a quando diamo l'8 per 1000 e anche il 5 per 1000. Il problema delle organizzazioni non governative sta diventando un problema estremamente grosso, perché in realtà le organizzazioni umanitarie non governative sono delle vere e proprie organizzazioni di destabilizzazione istituzionale, cioè attraverso le organizzazioni non governative passa di tutto. Passano non solo i missionari che fanno devastazione istituzionale, ma passano anche sia operazioni politiche, sia operazioni di guerra fondaie, sia operazioni governative che passano attraverso le organizzazioni non governative. Cioè, in pratica, quello che era magari anche nelle migliori intenzioni di qualcuno si sta rivelando delle armi a doppio taglio. Fra poco noi troveremo nelle guerre in giro per il mondo che i pacifisti vengono ammazzati da chi fa delle guerre e i giornali ce li passeranno come pacifisti. In realtà sono andati là per destabilizzare il paese, cioè per fare una guerra feroce al paese. Stiamoci attenti, perché purtroppo stanno succedendo delle cose estremamente strane e sono persone che sono finanziate molto in maniera molto pesante proprio per agire con questi mezzi. Mettiamoci molta attenzione, cioè io diffido delle organizzazioni non governative, dalla Caritas in poi ho capito che sono delle organizzazioni criminali, però chiaramente quella che è la mia idea personale, cioè il mio modo personale di vedere, andrebbe supportato da dati, cioè andrebbe supportato da delle cose reali. Quando arriveranno le cose reali, se io ho torto vuol dire che non succede niente, ma se io dovessi avere ragione vuol dire che nel giro di 2-3 anni succederanno dei fatti piuttosto pesanti, e se saremo ancora qui in radio vi dirò: avete visto che avevamo ragione di diffidare delle organizzazioni non governative? Ricordatevi solo la fattura della Caritas di 8.000 macete nel Ruanda, che ha fatto 800.000 morti. Quali erano le intenzioni della Caritas per quegli 8.000 macete? Quali erano le conoscenze che aveva la Caritas per vendere là quegli 8.000 macete? Quali erano le intenzioni di chi ha comprato gli 8.000 macete? Vendere 8.000 macete in quella situazione fu un atto criminale, e la Caritas è colpevole del massacro di 800.000 persone. Quella fattura è reale. Hanno assolto quel vescovo, ma quella fattura è reale. Quella merce è arrivata. Ricordatevi questo. E poi voi finanziate la Caritas. Sì, beh, questo quanto è sempre quello che succede, soprattutto con tutte le organizzazioni umanitarie, perché già abbiamo ricordato tutta una serie di notizie che hanno ricordato il fatto che paesi cominciano a dover intervenire proprio perché seguono delle politiche un po' particolari, sono violazioni della cultura, eppure dopo vengono presentate come sostegno, come aiuto, come qualcosa di fondamentale. Di fronte appunto sempre a questo fatto così emozionante in cui qualcuno pensa di vedere il buon missionario, poi ci troviamo il buon missionario che è nel Mato Grosso. È andato là a stuprare i bambini, stato, in realtà. Non c'era neanche la messa di Pasqua, si scappa via per scappare prima, insomma. E queste sono proprio cose che avvengono regolarmente. Torno a ripetere, anche 10 anni fa, quando io e Francesco cominciavamo a parlare di pedofilia e pederastia cattolica, i fatti che sono emersi dopo attraverso notizie stampa erano infinitamente più grossi di quelli che io e Francesco conoscevamo, perché avevamo la sensazione delle cose, non avevamo qualche dato qua e là, ma era ancora
a bocconi, diciamo, non era ancora. Dopo quello che è venuto fuori è stato un disastro. E se per caso dovessimo avere ragione anche su questo, vi ricordo che effettivamente succederanno cose turche, turche per modo di dire, cioè, come intercalare. Che dici, Francesco? Ci parliamo un po' di Provenzano? Sì, va bene, d'accordo. Provenzano.